Dredge, cagare. No, dragare. Dragare, cioè cagare come un drago. Io ho appena comprato il gioco, l'ho comprato sulla fiducia, perché Paolo mi ha detto. Sì, perché Paolo ha detto: Mario, è uscito un gioco dove c'è il pescatore. Quindi tu l'hai comprato. Perché... Io impazzisco per i giochi dove si pesca. Se voi non lo conosceste come lo conosco io, direste: vabbè, è normale, magari gli piace. Però a lui gli fa schifo pescare, cioè, fisicamente. No, in realtà è che mi hanno detto che c'è una componente sovrannaturale, inquietante, di ispirazione lovecraftiana. Quindi mi sono. Comunque, questo qui l'ho trovato a 2 spicci su Instant Gaming. Sì, è appena uscito. Si è aspettato una settimana, l'ho trovato a uno spiccio. Tanto prima che uscirà sto video, sicuramente costa. Comunque, il link in descrizione se volete farci. Ecco, comprarci un caffè. Lo nuova partita. Guardalo, guardalo. Bene. Offerta di lavoro, cercasi pescatore. E noi... Ma lui non siamo un pescatore. Noi siamo capitani di un peschereccio, che non è da tutti. Cioè, sì, avere un peschereccio di un costo di intorno ai 300.000 euro. Però lui ha un peschereccio piccolo. Mo non ce l'ha più, comunque. Perché se chi è andato sugli scogli, vabbè. Quindi non ce l'ha più. Mo è diventato guardiano del proprio faro. Proprio sotto al faro si è schiantato. Bravo come pescatore. Ma perché c'era tanta nebbia. Ma che bella la cittadina. Sembra quella che hai costruito tu su. La luce del mattino ti pervade gli occhi, cerchi di metterti seduto. Ti trovi sul molo freddo e bagnato su cui sei crollato la notte scorsa. Un uomo basso urla ordini ad alcuni operai che scendono da una barca lì vicino. L'uomo si accorge di te. Benvenuto a Midolla Maggiore. Ah. Vai pure in mare a pescare un po'. Prova a riempire la stiva mentre impari a orientarti fin tanto che è giorno. Ah. Credo sia superfluo dirtelo, ma assicurati di tornare entro il tramonto prima che sopraggiunga la nebbia. Fai molta attenzione, allora non farti cogliere di sorpresa. Così, va bene. Questa... è la, allora, se premiamo Y abbiamo la stiva. Carino. Con il motore, la canna da pesca, i sì, danni. Queste cose non le possiamo spostare. No, beh, chiaro. Sono fisse. Nonostante questo coso mi triggeri da morire, questo coso mi triggeri da morire, non le possiamo spostare. Beh, magari dopo prendiamo più roba, più motore più grande, stiva più grande. E in... pesca il pesce per le giornate. Punto, questa è la nostra cosa del Vai, giorno. Pesca il pesce allora. Molla gli ormeggi. Allora, il movimento che della bello. Barca è molto molto semplice, ci si muove in questo modo. Molto bello. Vero? Sì, questo low poly pulito. Così acquerelloso. Pulito. Qui c'è del pesce, ci potremmo fermare e pescare. Inizia a pescare, dobbiamo... Io ho giocato 10 secondi prima, E qui dobbiamo posizionare il pesce facendo un po' di gestione. Vabbè, Tetris, mettilo vicino al motore, così abbiamo finito. Perfetto. Ecco qua. Continua a pescare. Ok, anche qui. Cos'è? Uno sgombro astrale. Guarda, non so effettivamente... Non ho l'attrezzatura giusta per questa zona. Sembrano altri pesci, tipo dei rombi. Sì, dei rombi. No. Quindi... insomma, ci sono già differenti tipologie di... Lì c'è un pescione grosso. Uno squalo. E c'è una cosa che brilla là in fondo. Prova ad andare lì, dai. Non so bene cosa sia. Un messaggio in bottiglia. Classico, un messaggio in bottiglia che si trova in tutti gli oceani. Scemo chi legge. C'è scritto... forse... aggiunto alla cabina 21 agosto. 1927. Un messaggio. Questi sono i pesci. Messaggi. Ieri c'è stato un piccolo incidente nelle acque basse della parte posteriore di Midolla Maggiore. Uno scoglio è comparso dal nulla e ha urtato la parte anteriore della barca. Non ha sfondato lo scafo, ma ha provocato un bello scossone e alcune cose sono cadute in mare. Non abbiamo visto quali e la cosa un po' ci preoccupa, ma tutti gli oggetti importanti dovrebbero essere rimasti a bordo. Mio marito ha voluto ricontrollare gli appunti della cerimonia di cambio nome della barca. Ha il terrore di aver eseguito male qualche passaggio. Non avevo idea che fosse così superstizioso. Addirittura. Vabbè, però uno scoglio che esce fuori dal nulla vuol dire che c'è qualche... Allora, lì avanti c'è qualcosa che brilla ancora. C'è una barca che ha affondato. Però noi stiamo per fare tardi. Vabbè. Cazzi, dai, vedremo che cosa. Però c'è una barca affondata, magari c'è del materiale di recupero. Ok, vediamo un po'. Magari si hanno. Non ho attrezzatura per questa zona. Vediamo che ci danno qua. Devi dragare.
non possiamo. Non ho l'attrezzatura. Vabbè, dobbiamo ritornare vicino alla riva, dai. Seleziona le luci. Oh, che figo. Inizia a pescare. Marco! No. Hai preso il calamare a freccia. Calamaro. Ok, ho capito come funziona. Sicuramente costa di più, capito, questi... Marco, però vedi, ci siamo spinti fino a qui, ma abbiamo fatto bene, perché i calamari sono buoni. L'esposizione alla, alla nebbia e altre cose fa aumentare il panico. Per calmarti resta in prossimità di luci. Okay. Ah, ok. Ci stiamo impanicando. Perché già adesso è successo. Forse. Di fronte a noi ci sono altri pesci. Madonna, appaiono cose dal nulla. Qua, qua sotto, ecco altri calamari. Ah, perché di notte ci sono altri pesci. Guarda come si generano le cose. Ah, ma pure dentro al porto. Quell'occhio là sopra il panico, vedi? Siamo terrorizzati. Mi sto lentamente impanicando. Finché non avrai saldato tutto il tuo debito, una piccola parte di quello che guadagnerai con il pesce servirà a ripagare il prestito. Una porzione degli interessi verrà usata per migliorare il villaggio. No. Quindi, ricapitolando, dovrai vendere il pesce al mercato locale, saldare il debito e così facendo mantenere la popolazione. Molto moonlight del pesce. Sì. Moonlighter è un altro giochino che vi consigliamo di prendere perché costa poco, molto divertente. Molto bello. Anche quello lo trovate sicuramente su Instant Gaming, è uno scudo. Entri in una squallida baracca della parte esterna del mercato. L'aria è impregnata del familiare odore di pesce. Le mosche svolazzano attorno a un uomo dall'aspetto triste dietro al bancone. Ti comprerò tutto il pesce che mi porti. Gli esemplari più grandi e freschi frutteranno più. Quindi il magazzino, meglio che non lo usi perché vuole il fresco. A me che serve il magazzino? Probabilmente se vuoi fare due uscite, magari peschi un sa. Ai villaggi delle altre isole potrebbero pagarti diversamente, ma finché qui hai un debito da pagare, ti consiglio di concentrarti su quello. Bene, vediamo che cos'hai. Ah, vediamo un po'. Vedi, costa il doppio il caramallo freccio. Allora, il merluzzo. 6. 6. E questo costa di più. Beh, ho fatto bene a pescare tutte queste cose. È per più pericoloso perché magari prendiamo danno, dobbiamo ripagare. Al magazzino. Vendi. X. Non si può vendere. Vendi tutti i pesci. Vai. X. Ma ne premo. Perfetto. Ok. $131. Non è tantissimo. Bene. Vediamo che cos'hai. Te l'ho fatto vedere. Il sindaco davanti al negozio del pescivendolo. Ottimo lavoro. Sono certo che sarai utilissimo al nostro villaggio. Guarda, ho trovato questo al porto. Sono sicuro che uno come te saprà farne buon uso. Tieni, prendilo tu. Una componente dall'aspetto curioso potrebbe essere utile per creare nuova attrezzatura, ma prima bisognerebbe dare un'occhiata a un certo molo. Allora, possiamo mandarlo al magazzino volendo, se non ce l'abbiamo tra i coglioni. La nostra maestra Dasha ha detto che potrebbe fare alcune modifiche alla tua barca. Ti suggerisco di farle visita. Ah, me le armi. Vabbè, intanto che è notte riposiamo un attimo. Ricerca. Posso. Ah, da qui. Motori, nasse. Nasse e le reti ancora no. Ancora non possiamo fare pesca di fondo. I mulinelli con assistenza meccanica permettono di pescare specie molto più grandi. Ah, vedi. Quindi me lo sbatto in culo al momento. No, invece sì. Dici che lo posso prendere. Ah, adesso nel negozio è disponibile il mulinello. Eccolo. Quanto me lo fai pagare, ciccia? 4 cose, 410! Per arrivare in oceano, all'oceanico, capito? Vabbè, andiamo a dormire. Quanti soldi abbiamo? No, dobbiamo arrivare a 400 per prendere il mulinello più potente. Ma tu te lo prendi per Steam Deck? Questa è fastidiosa la situazione. Però è veramente bello, ha una bellissima atmosfera. E tutto sommato è gradevole da giocare perché è relaxing. Questo è un pesce su platesse. Queste? No, è vero, sì, sono platessine. Pesce particolare? Eh sì, un trofeo questi, quando non c'è... Forse il dorato che è tipo la scaglia dorata, che sai? Ok. Tanto adesso l'importante è accumulare soldini.
Ma più in culo perché non posso fare niente. Scarta. Torna a casa Alessi. Tocca. Tocca tornare. Chissà se riesco in giornata a fare un'altra uscita. 74% completato. Stiamo leggendo Pesca Sostenibile. Chissà se impariamo qualcosa di più. Ah, sicuramente ci insegna sostenibile, magari ci insegnano come sprecare meno risorse o come risparmiare lo spazio sulla barca. Magari ci insegna ad accorpare i pesci insieme per risparmiare. Però io accelererei. Mamma mia, per una parte all'altra ci mette una settimana. Vabbè, ci vuole un altro motore. Però adesso possiamo 400, mettere... adesso possiamo tecnicamente prendere. No, devi vedere se smontando quella. Smontando questa? No, quell'altra. Disinstalli e la metti tipo in magazzino e vedi se funziona come dicevi tu. Che se no non possiamo tenere tutte e due. Allora devo spostare questa di qua. Esatto. Ah, disinstalla. Ah, ogni volta. Sì, è un'operazione che fa lei. La fa pure pagare. Oh, e mo andiamo a pescare quello squalo di merda. Lo squalo di merda potrebbe essere un problema. Ci dormiamo? Ci andiamo di giorno, forse è meglio. È la prima dormita vera che ci facciamo da quando è iniziato il gioco. Non so se serve a qualcosa. Serve a ripristinare la tua follia. Ma non lo so, non ne so sicuro al momento. Mo se andiamo là non c'è lo squalo di merda. No, però. C'è. Lo vedo già. Dovrei aver finito di leggere, eh? No. 86, madonna ragazzi, è lento a leggere. È vero che o navighi o leggi, quindi lui ogni tanto dà un'occhiatina a un capitolino. Acque agitate. La madonna. Guarda che forma strana che ha. Ti costringe a fare certi cazzi di Tetris. Mettiamo una cosa più avanti. C'ha la puttana. No, come prima, forse era meglio. Così, super ottimizzato. Ah, sì, è vero. Ce n'era uno solo, squalo bronzo. Però adesso con la canna oceanica possiamo divertirci a spingerci un po' più in qua, no? È perché adesso se stai più fuori, secondo me arrivano le cose brutte di notte. Beh, ma è quello che vogliamo. Vogliamo pesca sostenibile, lettura. Guarda in cabina per i bonus. 10% di probabilità di non ridurre la riserva di pesce quando si pesca un pesce con la canna. Ah. Cominciamo a leggere anche l'altro. Questi che sono? Ah. Questo è costiero, non lo possiamo dicevi tu. Che cazzo? Quei delfini, delfini possiamo pescare. Ma si muovono velocissimi. I talafene. Secondo me dovremmo seguire i delfini. Dove ci portano? Dalle caramelle Dufour. Lì c'è qualcosa. Si sono inarenati. Secondo me ci hanno voluto portare qui. E perché ci hanno portato qui? Che c'è non qua? Non lo so. Sono le platesse. Che non possiamo prendere. Però sulla spiaggia c'è qualcosa. Ah no, possiamo prendere. Ah, perché sono superficiali. Però sono grosse queste. Queste non ne mettiamo una e abbiamo finito qua. Ne entrano due. Vabbè, al massimo poi scartiamo il resto. Lo squalo questo voglio... tipo, questo. Ti avvicini a una figura incappucciata, avvolto in una veste color blu scuro, il suo volto si vede appena. Pescatore, ti prego, aiutami. Tra il rumore del vento e delle onde riesci a malapena a sentire il suo roco sussurro. Sazia la fame. La figura incappucciata srotola una vecchia pergamena e indica una sagoma raffigura... Merda. È uno sgombro del cazzo.
Che non possiamo più prendere. Che non possiamo più prendere. Vabbè, dai, ci possiamo tornare. Vabbè, ci torneremo. Quando avremo la canna adatta, ci torneremo. Scusa, t'ha morito fame. Chissà che cosa ti dà quello. Qualche altro libro, forse. Shalab. Lì vedo qualcosa di grosso. Vedi? Il fatto è che dove ce la mettiamo? Ah, un Marlin. Un Marlin, sì. Lene. Più avanti. Prima che si fa notte magari scappa. Sì. Ando cazzo troia. Questo. Vedi se ti fa spostare quell'altra. Beh, quella butta, tanto al massimo ne peschiamo un'altra. Mo, lo squalo lo devi mettere da parte, secondo me. Allora, questo se lo sposti tutto a destra, ci entra. Sì, così ci entra, vai. Ok, prendi lo squalo e spostatelo dall'altra parte. Posso. Puoi pure incastrarlo meglio, mi sa, No. Purtroppo. Farlo girare un'altra volta. È speculare, non cambia nulla. Farò girare. Vai su. Ecco. Così c'hai. Oddio, forse la platessa... affanculo. Merda. Il faro. Vabbè, ci torniamo verso casa, tanto... L'importante è non farci segare il Marlin, magari. Che voglio vedere quanto costa il Marlin. Vediamo quanti soldi ci danno. Porco... Oh, che è quella roba? Dovete stare calmi, c'ho il Marlin che ansia. Ma quando rallenti che ti fa? Quando rallento? Cioè, porca troia. Se rallenti ti si tolgono le cose, perché non ci ho fatto caso. Ok. Il sindaco ti appare davanti, la sua faccia ti passa davanti agli occhi e le sue parole si confondono con il rumore delle onde che ti circonda. No. Stai bene? Se vedi forme nella nebbia, riposa. Attenzione agli incubi. Lo superi barcollando e vai in città. Ah, vediamo uno alla volta. 73. Questo qua è lo squalo bronzio. Beh... E la 73 e quello 110, il Marlin. Ma il Marlin... però ti occupa praticamente tutto lo spazio. Secondo te vale la pena prendere tanti pesci piccoli o prenderne due grossi? Forse i pesci grossi varranno la pena quando avremo una barca enorme. Veloce, più che altro. Perché vai avanti e indietro. Beh, però è molto bellino. Io direi che potrebbe essere pericoloso per quanto mi riguarda. Sì, è veramente bello. Bello, bello, bello. A me non piacciono questi giochi qui, però questo qui mi prende benissimo. Ma perché adesso non è ancora incasinato a bestia. Non è ancora incasinato. No, però è alla fine è semplice concettualmente, è semplice. Per quanto poi possano creare nuovi pesci, nuove canne, nuove barche, queste cose così. Alla fine la componente gestionale è geometrica. Molto bello però. Molto figo, belle le musiche, stupenda la grafica secondo me. Questo su Switch o Steam Deck fa i morti. Questo farà i morti, sto gioco. Consigliatissimo, ragazzi. Tutto sul cesso, le gambe.